muto come frodo. Non riconosco più niente, ma lo stesso teatro. Dove stanno le vellute rosse, le camerine delle ballerine, le luci, l'orchestra? E tutta la gente che faceva la fila per ora, per il tradente, per muovere vedere. A che sta mondizia, sta rovina, sta poco ci piove dentro? Ma perché era tanto bello sul teatro, non hanno fatto niente? Ma che la terza guerra mondiale? Non ci stanno motivi, una spiegazione logica. Era un patrimonio, era una bella cosa, io ve ne ero contento. Ci veniva tutta la parte d'Italia, come vedete. E adesso che ci fanno? Niente. Non ci piace più lo teatro alla gente, non ci piace più lo spettacolo. Ma perché è successo questo? Non lo so spiegare. Ditemelo voi, dove è finita la magia del mio tempo? Ma che t'hanno fatto bagno al vetro, che vedi trasparenti? Ma che t'hanno fatto bagno al vetro, che vedi trasparenti? Coraggio, se ne che l'ha vista mai, no? La guarda troppo che te fa male allora. Batterà piante il culo! Di questo edificio, che è un edificio appunto con una vita tutto sommato breve, no? 90 anni l'anno prossimo, nel 1909 viene inaugurato da Don Beppe Iovinelli, che operava già qua dagli inizi del secolo, perché questo appunto, questa piazza era un luogo di pubblici spettacoli, come diceva Petrolini, aveva un suo teatrone di legno, Teatro Umberto, si era arricchito e ha deciso quindi, oltre che di farsi il suo palazzo, di costruire un vero e proprio teatro. Un liberty molto importante, perché è un edificio architettonicamente pregevole. Questo edificio appunto è nato, è stato inaugurato da Viviani, grande tradizione del teatro napoletano. In questo edificio, in questo teatro, ha esordito Ettore Petrolini, dopo brillante inizio, la consacrazione vera e propria, quella che Romagnoli racconta, no? Il famoso numero dei Salamini con la piccionaia, che era l'ultimo ordine che tributò il trionfo a Petrolini, avvenne qui, allo Iovinelli. Petrolini appunto fu il grande richiamo del teatro per circa 2-3 anni, a questo punto Iovinelli, da grande impresario, vende il cartellino come un calciatore, perché era un fenomeno, un vero e proprio fenomeno commerciale, che noi riteniamo non abbia nulla a che, cioè appunto poi produceva cultura, ha prodotto la cultura teatrale popolare italiana per eccellenza. Vende questo cartellino al Salone Margherita e tutti dicono: come farai ora a riempire di nuovo il teatro? E appunto come successore fece esordire questo giovane Antonio Curtis, che era Totò, quindi appunto ne azzeccava, diciamo, una dietro l'altra. Dopo questa grande stagione, questo teatro appunto dove veniva gente ricca, gente del popolo, eccetera, inizia chiaramente un declino che sembra quasi inarrestabile, che lo porta a diventare poi un luogo di rivista molto più leggera, molto più vicina allo Spogliarello e ai numeri, dove comunque continuano ad uscire da qui Aldo Fabrizi, Alberto Sordi stesso è passato da qua, quindi Roma di Fellini è il tributo allo Iovinelli, anche se poi fu girata al Teatro Brancaccio, perché appunto questo teatro non era disponibile. Inizia a diventare appunto questa meravigliosa serie B del teatro popolare, quindi sempre più scacciata e popolare, anche come tipo di pubblico. Questo genere declina, diventa sempre più rivista televisiva, rivista cinema, eccetera, il teatro appunto con gli eredi, con i figli, inizia questo, c'è stato questo rilancio della boxe negli anni 50, sono venuti qua le pese dei pugili, alcuni incontri importanti, e il declino inarrestabile lo porta a diventare un semplice cinema porno, come molti che c'erano, ancora ci sono nella zona. Oggi appunto viviamo una memoria, noi un rudere che non è soltanto una cartolina, può essere abitato, può essere reinventato, e questo luogo porta con sé
tantissimo, porta tanto, anche la polvere del cinema porno, l'ultima, c'era sopra quella di Petrolini, sopra quella dei futuristi che venivano a vedere Petrolini e Totò, c'erano vecchie foto, c'erano bauli, scoperte continue che abbiamo fatto nei meandri, nei camerini, in tutti i luoghi. E c'era la voglia appunto poi di rimettere a nuovo questo luogo, di riaprirlo di nuovo. E un gruppo di artisti si sono riuniti per elaborare un Vladimir Majakovskij e portarlo dentro uno spazio abbandonato, chiuso, antico, molto, molto solo dentro questa città. Appuntamento 31 luglio alle ore 21 in questo teatro vuoto, deserto, abbandonato, cercatelo. La cosa più pertinente per un luogo. Un teatro è chiuso, apriamolo, abitiamolo, cioè non. Facciamo le cose più grandi che ci vengono in mente. Uno spettacolo. Che tristezza! Rientrando qui c'è una patina molto squallida, come dire, che si avvertiva. Che tristezza! Uno spettacolo. Per degli intellettuali. Tutto quello che ha abbandonato decade. Muore. Una sofferenza. Enorme. Perdere. Sei un poeta? Sei un poeta? E ti diverti a rompere i bicchieri? I gatti! Il mondo cambia, si trucca di gioia. Dalle finestre si esibiscono i fiori. Gli uomini camminano sulle rotaie e dietro i gatti neri, i gatti, appuntiamo mille soli sulle camicette delle nostre belle. Trasformiamo le stelle in fermagli di diamante. Lasciate tutti le vostre case. È una cosa criminale che un posto come l'Ambra Vinelli resti inutilizzato, grande, bello, chiuso. Ma perché chiuso? Per assurdo era meglio quando c'era il cinema porno, comunque c'era delle persone che ne godevano. È piombata sulla città una sofferenza. Accende le luci delle stelle, non le luci della città. Vorrei, mi piacerebbe che la città capisse che questo è importante. È vero? Davanti alle facce tonde e annoiate degli anni i vecchi tacciono sbalorditi. La collera gonfia i fiumi sulle tempie della città. Che cos'è la stella? Appunto, non c'era. Tu da che passaggio vieni? La rideria, siamo pari. Non c'è bisogno di citare le offese, i dolori, i torti, le chi, come si dice? L'incidente è chiuso! Via la rabbia dal cuore, via la rabbia dal cuore. Dove
c'è Majakovskij che il sole non ne parliamo, vuole programmare una città senza, solo con le luci del neon, le luci elettriche, insomma. È roba fricchettona, molto fricchettona. Quindi eliminiamo la luna, eliminiamo le stelle, eliminiamo i sentimenti. Bambini! Queste figure di donne arrivano dicendo, beh, sapete che c'è? Ecco, tenete questa lacrima. Pazzia! Siete stato proclamato imperatore. I 90 miliardi saranno spesi. I soldi sempre. È possibile che io su 90 miliardi di operazione non riesco a trovare, io comune parlo, quei 3, quei 4, quei 5 che siano, per comprare per esempio l'Ambra di Vinelli, che è completamente escluso dal progetto. Le cose senza anima sono le padrone della città. Strisciano per cancellarci. Voi che vi chiamate dopo? Il mio personaggio all'Ambra è un clown cinico, a parte che in realtà è uno, ma siamo due, perché interpretiamo un unico personaggio. Il mio personaggio è un clown cinico, molto cinico. Il facciamo come che di lavorare
che abbiamo usato in questo spettacolo, insomma, che non è uno spettacolo ma è un evento e quindi noi non siamo degli attori ma delle eventualità. Il modo di lavorare è stato abbastanza anomalo. Utilizzando le parole di Majakovskij, cubo futurismo russo, il pensiero in generale di Majakovskij, seguendo una logica delle immagini e non una logica appunto verbale, insomma, appunto delle parole o del senso delle parole. Ci siamo lasciati andare ad un delirio tutte le volte. Lavorare su uno spazio o sull'itinerare dentro spazi vuoti vuol dire fare ogni volta una cosa diversa. Ecco che è importante lo spazio e lo spettacolo in questo spazio, però in realtà qualsiasi evento può essere rappresentato dovunque. Da quel punto di vista lì in realtà la cosa può accadere solo stasera. Venite su! Tutto questo che uscirà fuori sarà un magma, una struttura che potrà essere riproposta da un'altra parte. Non sarà lo stesso spettacolo, magari non saranno neanche le stesse persone, e ci sarà in più per esempio il video, magari che già potrebbe diventare un elemento dello spettacolo. È una cosa banale che si è sempre vista, cercare di ribaltare le situazioni, il gioco del... È più vicino al teatro popolare, al teatro di strada. E questi contenuti profondi dentro uno spazio così voluttuoso, no? Così pieno di superficialità, come in più abbandonato, decadente. Tu proprio racconti la drammaticità di una cosa del genere. Cioè, questo secondo me è il valore poi di tutta l'operazione. Allora, Grunge, io ho il pezzo in mano. Più abbreviamo i tempi e più sono contento. Cioè, partiamo, facciamola. Sotto certe forme di vista è illegale tutto ciò, perché calcola che comunque grazie a queste telecamere noi stasera stiamo, o domani sera saremo qua. Anche perché c'è stato, secondo me, un'ottima mossa strategica che ha fatto sì che si giri il documento e sì che il documento sia stato il pretesto della cosa. Proprio lo spirito dell'iniziativa, che è anche una beffa. Il Chirico Maggiore c'è stato fondamentalmente perché sai tante le cose. Ecco, sì, questo è un atteggiamento giusto. Allo? Majakovskij? Beh, io sono... sto facendo Majakovskij alla Laura Ivinelli. Udiresti il cura? Il mio personaggio... Quando è un personaggio... che poi in effetti sono due personaggi nel testo di Majakovskij. Uno è l'uomo qualunque e l'altro... l'uomo senza una gamba e senza un occhio. Senza gambe, senza braccia. Ha gridato. Una serata... che sarà ambientata, tra l'altro, in uno spazio che con Majakovskij ha poco a che fare. Certo, o molto a che fare. O molto a che fare. Un uomo qualunque che protesta contro questa cosa che si sta facendo e poi viene, cioè, preso, calamitato in palcoscenico. L'uomo qualunque poteva essere l'uomo grigio, l'uomo, l'impiegato,
Oggi che tutto questo non esiste, l'uomo qualunque potrebbe essere un extracomunitario, potrebbe essere un punk, potrebbe essere un grunge, potrebbe essere qualunque. E invece sono sempre loro due che raccontano questa favola crudele dei baci, questo dolore del mondo che resta. Majakovskij non ne può più e se ne va. È il suicidio, è la fine, è impossibile il concerto. Tutto quello che sarà non lo sappiamo ora. Però diciamo, il traccione molto elementare sarebbe questo. Tutto quello che ognuno di noi è capace di fare, sia 100, 10, 9, 8, lo fa e lo porta a termine. Fine. Ma nella follia di questo testo non c'è una logica? Non trasmettiamo un racconto, non trasmettiamo un personaggio, ma trasmettiamo una verità. È vero! Però la sviluppiamo senza coerenza, senza logica, come è il testo di Majakovskij, come era Majakovskij stesso. Muoveci. Un attentato, no? L'abbiamo concepito, non come uno spettacolo teatrale. È molto a rischio, può saltare per qualsiasi motivo. È sul filo della legalità, possiamo dirlo, no? Anche se è legale, ma come sai, poi soprattutto a Roma, no? Trovare motivi di illegalità è facile. E quindi questo è il gesto più importante, è un gesto secondo me molto degno di Majakovskij. Sempre più maceria, forse cadrà, poi quando cadrà tutti ne parleranno, forse aspettano che cada, perché in fondo ora c'è anche il vincolo, recuperarlo secondo le regole diventa un problema difficile, allora forse l'attesa più giusta appunto per tornare ai sogni e agli incubi è che questo teatro cada a terra e poi qualcuno lo ricostruisca magari così com'era, no? Spendendo 10 volte tanto. Thank you.